Oggi è l'8 ottobre del 2017, è iniziato il passo intenso di tordi e le campagne bresciane, o meglio lombarde. Molti di questi migratori vengono poi catturati presso e uccisi presso gli appostamenti fissi di caccia. Questa attività è lecita in quanto queste specie sono cacciabili, ma non è lecito l'utilizzo dei richiami elettroacustici, come in queste case ne abbiamo due in mano, che sono stati sequestrati pochi minuti fa presso questo appostamento fisso di caccia ed erano stati abilmente occultati, uno sottoterra e uno nelle frasche dell'appostamento per eludere la vigilanza. Purtroppo questi strumenti hanno un effetto devastante nei confronti degli uccelli perché hanno un potere di richiamo fortissimo e basta vedere il carniere che abbiamo qua davanti per comprenderne l'efficacia e l'efficienza. Non sono passate neanche 2 ore dal primo controllo fatto stamattina in cui abbiamo rinvenuto l'utilizzo di questi micidiali apparati, richiami elettroacustici, per attrarre la fauna selvatica. Che a un altro controllo presso un appostamento del fisso di caccia troviamo identici apparati, un ricco carniere di tordi, ma in aggiunta abbiamo trovato che la persona in questione aveva anche abbattuto i tordi, queste specie protette, e che oggettivamente fa veramente così un po' arrabbiare, rimanere male nel vedere sparare nel 2017 ancora questi animali delle cincimore e alle ballerina bianca, animali veramente di pochissimi grammi e da sempre protetti. Anche in questo caso si è contattata la pattuglia della polizia provinciale che è intervenuta in brevissimo tempo per effettuare i sequestri di polizia giudiziaria.